Benvenuti a tutti a questa lezione di stretch yoga posturale. Vi auguro a tutti un buon allenamento e una buona percezione del proprio corpo. Iniziamo subito con il lavoro. Piedi paralleli. Spingiamo bene con le dita dei piedi a terra, sentiamo proprio, andiamo a percepire il terreno con i piedi, questo contatto piede e terreno. Inspiro e cresco verso l'alto. Adesso allungo bene. Espiro, scendo. Lo facciamo ancora per 3 volte. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Ok, da qui ci spostiamo sul piano sagittale. Cercate di non avere, non deve essere troppo ampio all'inizio il passo, in modo tale da appoggiare bene il tallone posteriore, di ancorarlo bene a terra, di sentire il tallone che va a pressare il pavimento. Spingiamo bene col ginocchio anteriore in modo tale da mettere in leggera tensione la muscolatura posteriore. È chiaro per tutti? Da qua iniziamo a fare sempre 3 cicli respiratori di allungamento, inespiro ed espiro. E di nuovo, inespiro, allungo ed espiro. Ancora una volta, inespiro ed espiro. Ok, da qui andiamo a muovere il braccio sinistro ed allungarlo verso dietro. In, apro ed espiro. Questo lo andiamo a fare per ben 5 volte anche da casa. In, espiro. In, espiro. 3. In, espiro. 4. Inspiro, 5 rimango, lo sguardo rimane lì, verso la parte posteriore. E ritorno. Perfetto. Da qui cambio. Troviamo la giusta posizione, perché poi dopo la andiamo ad allungare, questa posizione, quindi andiamo per gradi. Di nuovo, inspiro. Espiro. Di nuovo, inspiro. Espiro. Ancora uno. Inspiro, allungo, espiro. Adesso andiamo con il braccio destro a fare il movimento verso destra e dietro. In, apro, espiro per ben 5 volte. In, espiro, 2. In, espiro, 3. In, espiro, 4. In, espiro, 5. Ritorniamo con i piedi. Ogni volta mi raccomando, il lavoro che dovete fare oggi anche da casa è di ogni volta che andiamo a sentire bene la percezione del piede a terra, ok? Da qua inespiro, arrotondo dietro, arrotondo il tratto dorsale e scivolo giù per scendere giù. Rimango adesso in questa posizione per 5 cicli respiratori. Decontraete tutto, ogni volta che noi andiamo a effettuare la fase di espirazione cerchiamo di allentare un pochino di più la schiena, come se dovesse andare un pochino più giù, ok? Questa è la prima,
Adesso inspiro e lentamente ritorno su gradualmente, sbucciando la vostra colonna vertebrale, una per volta. Ritroviamo la nostra posizione con i piedi. Adesso andiamo a deviare sul piano frontale. Porto in fuori il piede destro e il piede di sinistro a 45 gradi. Andiamo ad assumere una posizione detta del cavaliere. Le mani in questa posizione. Cerco di portare avanti bene lo sterno. E da qui vado a effettuare un movimento verso destra. Guardate la mano come gira, come ruota, come si apre tutta la gabbia toracica. Poi ritorno e andiamo a effettuare un movimento verso sinistra. Sempre cercate di non chiudervi ma di aprirvi. E lo ripetiamo per 10 volte, una volta a destra e una volta a sinistra. E 2, vai, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Ok, rimaniamo in questa posizione. Adesso con il braccio destro andiamo a effettuare un movimento circolare e scendo verso il piede della gamba opposta, in questo caso il sinistro. Poi ritorno, sempre alla stessa parte, lo facciamo per 5 volte, lentamente. Scendo giù, 2, poi ritorno, apro e andiamo, 3, perfetto, e poi ritorno. E poi 4 e poi ritorno e 5 e poi ritorno. Cambio il nostro braccio e andiamo a fare la stessa cosa col sinistro verso il piede destro e 1 e ritorno e 2 e ritorno e 3 e ritorno. Ottimo, chiaro. 4 e ritorno, 5 e ritorno, ritorno in posizione, riequilibro il tutto e rilascio e ritorno, vado a richiudere le gambe, i piedi, le gambe. Ritorniamo sul piano sagittale, porto il destro, questa volta voglio un'ampiezza maggiore, se ce la fate andiamo sempre ad appoggiare il tallone. Aumenta la tensione anche sul tendine d'Achille, eh? La sentite? Spingo, per te Emilia che ci aiuta il problema, spingo il ginocchio e da qua, uno dei tanti, inspiro, espiro, lo facciamo per 3 volte, via, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E adesso per 5 volte andiamo a ripetere il movimento in fuori, 1 e ritorno, 2 e ritorno, 3 e ritorno, 4 e il tuo ginocchio e ritorno, 5 rimaniamo. E ritorno. E ok, cambiamo gamba, quindi andiamo con la sinistra, andiamo a scendere un pochino di più, mi raccomando il ginocchio che deve andare un po' in avanti, così aumenta di più la tensione. Ci siamo, Filomena? E andiamo a effettuare 3 movimenti in estensione, indietro, 1, dai che ci siamo, 2, vai, 3. E adesso i nostri 5 movimenti in apertura da verso destra. 1 e ritorno. 2 e ritorno. 3 e ritorno. 4 e ritorno. 5 e rimaniamo a tirare.
gambe, sempre i piedi paralleli, vado a risistemare i piedi, vado a risentire, inspiro e fletto e scendo giù e vado a snocciolare la schiena. Adesso rispetto a prima cercate di non di distendere completamente le gambe anche da casa, ma leggermente un pochino meno flesse rispetto a prima e rimaniamo giù per i nostri 5 cicli respiratori. E poi ritorno su, snocciolando piano piano la schiena. Riapriamo adesso le gambe, portiamo in fuori un pochino di più rispetto a prima, e andiamo sempre in apertura, sentite anche un po' gli adduttori che vanno a lavorare, le ginocchia che spingono verso l'esterno, questa è una posizione che nelle arti marziali shikodachi, la posizione del cavaliere. Da qui ancora andiamo a effettuare questi 10 movimenti, ogni volta vedete il gomito non è un appoggio, ma deve spingere in modo tale da aprire e di allungare tutto il costato laterale sinistro. E poi ritorno e andiamo dall'altra parte e andiamo a farne 10, 1, da casa mi raccomando, 2, vai, lo senti quel gomito che spinge? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimaniamo sul lato sinistro e ancora da questo movimento non devo andare subito giù, ma devo aprire, allungarmi e vado giù, vado oltre verso il piede e poi ritorno, ne facciamo 5 soli, 2, 3, vai, lascio andare il braccio e fa un'azione di pendolo Marialla, 4 e 5, ok, cambio, rimango prima e vai, 1, oltre, 2, scendo, oltre, vai, 3, 4, benissimo, 5, e perfetto, ritorno, riunisco i piedi, terza fase, di nuovo gamba destra, adesso andiamo a prendere proprio una posizione profonda, Virasana, col tallone sollevato però, ok? Perché è più allungata, il tallone, stabilizziamo bene tutto, il bacino viene sospinto verso il basso, viene come se dai cordoncini spingono verso il pavimento. E da qui facciamo i nostri 3 cicli respiratori in alto, in, espiro, vai, in, espiro, in, espiro, perfetto, e da qua facciamo i nostri aperture verso sinistra, 1, da lungo a lungo, da quella, e ritorno. Adesso incominciamo a spingere, come se ci fosse qualcuno che ci prende la nostra mano e ci la porta, 2, vai, 3, allungo, torno, 4, allungo, torno, 5 e rimango.
cambio campo. Scendo giù. Vedete che mi sono messo la mano qua. Vai. E andiamo. Inspiro. E scendo giù. Inspiro. E inspiro. E allungo e apro tutto benissimo. E rilungo. E adesso andiamo braccio verso destra. Allungo. Esce, 4, scendo, 5 e rimaniamo a tirare. E ritorno, perfetto. Teniamo adesso le gambe quasi distese, inspiro. Fletto, arrotondo e scendo giù e mi allungo. Piego e ritorno su, snocciolando. Ok, adesso divarico le gambe. Porto in fuori il piede destro. Tengo il tallone in linea con l'altro tallone. Spingi il ginocchio. Facciamo la stessa cosa in Parsvakonasana, apro bene, ma sempre dalla stessa parte, per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, allungo bene, apro, 6, e torno, 7, e torno, 8, e torno, 9, e torno, 10, e rimaniamo, allungate i termini, rimanete finché non ritorno, allungate il soffiare il naso fuori dalla diagramma. Apro, apro. Adesso guarda, attraversa, mantenendo la gamba, vado tutto sulla gamba opposta, tirando e rimaniamo, eh. Allunga quel braccio e ti fa bene, il sinistro, spingi, spingi, dai. Il destro, scusami. E ritorno. Ok, Virabhadrasana, chiudo. Adesso vado al centro in Padottanasana e allungo giù. Vai.
testa e rimaniamo a tirare. E ritorno. Tira padrasana e richiudo le gambe piano piano. Ok, come vi sentite? Ok, adesso andiamo il ginocchio a terra. Andiamo allungamento. Appoggiamo la fronte, allunghiamo bene le dita delle mani, apro bene le ascelle e rimango. Torno su, faccio scivolare le mani e vado in quadrupedia. Inspiro, porto avanti lo sterno. Espiro e porto in alto la colonna. Inspiro. Rimango a spingere. E poi ritorno in. Ok, sposto la gamba destra da qui, portiamo la gamba destra in fuori e appoggiamo bene tutta la pianta, cioè devo schiacciarla la pianta a terra, eh? Già in questa posizione sentite una leggera tensione sulla catena posteriore. Adesso andiamo a lavorare sull'adduttore. Se io faccio lo spostamento del braccio destro a destra, vedete che la tensione non cambia. Prego. Ritorno giù. Adesso sentite nel spostare il braccio sinistro, oltre come aumenta la tensione sull'adduttore. Lo senti? Meno male. Qualcosa senti? Ancora. Lo sentite fino? Sì. Chiara? Sì. Arianna? Sì. Da casa, ragazzi, la sentite questa tensione sull'adduttore? E riscendo giù, perfetto ragazzi. Adesso da qui dobbiamo tracciare un cerchio fino a portare la gamba dalla parte opposta. Ci siamo? E guarda il piede spinge. Ma la tua dita è tutta storta. Eh? A
appoggia l'avampiede e solleva solo l'alluce. Brava, Arianna, alza l'alluce e spingi. Lo senti sul lato destro dell'anca? Brava. E ritorno. Riappoggio, riapro il braccio destro verso l'alto. Espiro. E riapro il sinistro. Apri, senti, senti come me. E giù. Rifai questo movimento a compasso, vai, 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 una volta che arrivi alla fine appoggi tutti i piedi tranne l'alluce e spingi il tallone. Ah. E ritorno, riappoggio il piede e riapro il braccio. E riscendo e apro il sinistro e riscendo, riporto il piede a compasso, appoggia e tira. Ritorno, l'ultima volta, riappoggio e riapro. Riscendo, sinistro, apro, riscendo, compasso e attenzione, porto il ginocchio a contrasto con l'altro e scendo giù. Ci sei? E rimani. E ritorno, riunisco le ginocchia, riapro il palmo delle mani e riscendo lì. Porto le mani sul pavimento, riavvicino le mani al ginocchio. Devo fare dall'altra parte se non sbaglio. Portiamo la gamba sinistra, poggio bene il piede e apro. E scendo. Andiamo col braccio destro. Ah. Senti l'adduttore e apro. Faccio un movimento circolare della gamba sinistra verso destra, una volta arrivata all'apice appoggio le dita e spingo il tallone. E ritorno. Riappoggio. Riapro il braccio sinistro. Riappoggio. Riapro il braccio destro.
tutti? A casa pure? Mi seguite? E ritorno. Ritorno, ancora una volta mi sembra, riapro, riscendo, porto, riscendo, riporto la gamba, spingo, la puntello, e scendo in avanti. E ritorno un po' di pedia e lentamente scivolo giù e vado in posizione sdraiata su di me. Scendo giù. Portiamo le braccia indietro, allunghiamole il più possibile. Portiamo adesso la gamba destra al petto, le mani sotto la coscia, mentre spingo il ginocchio verso il petto vado ad allungare, a scivolare con la gamba sinistra. E rimaniamo. Mettiamo la mano sinistra sul ginocchio destro e porto tutto il ginocchio verso sinistra. Apro completamente il braccio, piano piano destro, lo sguardo è verso destra.
Adesso portiamo la mano destra sul ginocchio sinistro, porto il ginocchio verso destra, sguardo a sinistra e apro bene il braccio sinistro. E tutte e due le mani sulle ginocchia, divarico leggermente le ginocchia, inspiro, espiro e levito, e di nuovo inspiro, le apro, i gomiti vengono sospinti verso il basso, espiro e levito, inspiro, le apro, espiro e levito. Inspiro, le apro, espiro, le chiudo, inspiro, le apro, espiro, le chiudo, inspiro, le apro, espiro, le chiudo. Adesso da sollevo leggermente il bacino e posizioniamo le dita della mano destra sulla parte esterna, sulla pianta destra e la sinistra. Divarico leggermente le ginocchia, quindi la parte sacrale è sollevata dal sederino, ok? E spingiamo, devo spingere verso il basso. Lo sentite? Adesso sposto le dita delle mani verso il centro, verso la parte anteriore del piede. Ok. Da qui richiudo le gambe e provo a distendere piano piano, tenendola una gamba, poi scendo e provo a distendere l'altra gamba. Un movimento controllato ma continuo. Ne facciamo un pochino, adesso li contiamo, ne facciamo una decina, proviamo. Quindi abbiamo un po' il sedere sollevato. Tira dietro. Spingo e rimango con la gamba destra e tiro. Lo sentite? Stendi con la gamba. Cambio. L'altra.
Portiamo prima la gamba destra a terra, la gamba sinistra, riportiamo le braccia in fuori, tutte e due il giro per destra, la gamba a sinistra. Torno adesso dalla parte destra, una volta che ci troviamo posizionati andiamo ad allungare bene tutta la gamba sinistra, spingendo bene anche l'anca, il braccio sinistro spinge in basso. Cambio, ritorno, scendo tutto verso sinistra, estendo bene la gamba destra. Adesso proviamo a risollevare le ginocchia, le mani, e proviamo a raddrizzare tutte e due le gambe, quindi stiamo quasi un po' in ala sana, posizione della rata, leggera però, dietro. Tengo le gambe, ce l'abbiamo tese, Emilia? Sì. Lo senti? Sì, sì. Chiara? Poi ricordati che le prossime volte ti devo dare una corda che ti aiuta. Ah, ok. E poi rifletto e riappoggio lentamente. Mi metto di fianco e torno su. Andiamo in posizione con la sana.
scendiamo giù. E torno su, distendo la gamba sinistra, scendo adesso di allungarmi il più possibile, cambiamo gamba, e ci allunghiamo in avanti, su, e proviamo ad allungarci adesso tutte e due, tutte e due, Miriam, bravo. Apro bene il torace e scendo giù. Apro bene. Da qui di nuovo su le ginocchia e distendo le mani, piedi a martello, adesso mi do uno slancio e vado in divaricata, e vi ricordate il lavoro che facevamo in Padmasana? Lo facciamo in questa posizione, con le gambe divaricate, destra e sinistra, un'apertura, e rimango a tirare. Anche qui il gomito è attivo, guardate, perché un conto che io sto qui collassato, è un conto che vado ad aprire questo corpo. Ricordate che il corpo con l'età,
con la monotonia dell'età tende ad appassire. È come l'amore, va ravvivato. E cade, giusto questo. E va, perfetto. Chiudo le gambe. Piccolo mezzo giro. Sollevo gamba sinistra, sollevo gamba destra, rimango giù anche. Guarda avanti, inespiro, porto avanti lo sterno. Espiro e salgo su. Apro le braccia, apro in senso di apertura, salgo, salgo e chiudo, estendo, 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 scendo giù, apro i gomiti, e estendo, e scendo. Ruoto le spalle, uno, due e tre. Grazie. Da casa, grande, grande.